Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Carissimi fratelli e sorelle, oggi la buona notizia vi raggiunge da un posto del centro di Lanciano, fra i viali e il nuovo parco ristrutturato e appena riaperto al pubblico nei giorni scorsi. Questo luogo è frequentato da tantissime persone, in modo particolare da tantissimi giovani, studenti o meno. E questo luogo sembra per certi aspetti il più lontano dalle chiese, da Gesù, dall'idea della religione e della fede, proprio come sembrava lontano dalla religione, dalla fede, dal tempio, dalla sinagoga, il luogo dove Gesù si sta orientando insieme con i suoi discepoli, Cesarea di Filippo. Ma è proprio in quel luogo che Gesù domanda ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Ed è proprio in quel luogo che Gesù domanda agli apostoli: «Ma voi chi dite che io sia?» A noi, persone di oggi, popolo che vuole seguire il Signore in questi tempi e in questi luoghi, il Signore oggi chiede: «Cosa dice la gente di me?» Ma soprattutto: «Che cosa dici tu di me? Quale posto io occupo nella tua vita?» Alla risposta, alla domanda di Gesù, risponde prima Pietro insieme con i discepoli, con molta facilità. La gente dice che tu sei Giovanni Battista, che tu sei Elia, che tu sei uno dei profeti. E poi Pietro aggiungerà: «Tu sei il Cristo». Le prime risposte che gli apostoli danno sembrano entusiasmanti, belle, perché riconoscono a Gesù una grande importanza, una grande valenza. Non era da tutti i giorni essere paragonato a Giovanni Battista o ad Elia o anche semplicemente a uno dei profeti, ma erano nello stesso tempo anche molto limitative. Significava che la gente non aveva compreso praticamente nulla dell'insegnamento di Gesù e della testimonianza della sua vita. Tutta la novità che Gesù rappresentava era rimasta totalmente estranea alla vita del popolo di Israele. Se pensavano Gesù come un Giovanni Battista, vuol dire che lo pensavano soltanto come un moralizzatore di costumi. Se pensavano a Gesù come a un Elia, significa che lo pensavano solo come uno che difende l'unicità di Dio contro i falsi dei e gli idoli. Se pensavano a Gesù come uno dei profeti, significava che Gesù ripeteva semplicemente le cose già dette dagli antichi profeti e contenuti nella Torah. Invece Gesù è nuovo e quella novità che Gesù racchiude viene espressa da Pietro, anche se non in modo del tutto preciso, come vedremo. Pietro infatti risponde: «Tu sei il Cristo». E Gesù lo era davvero. Gesù era davvero il Messia inviato da Dio nel mondo, ma non come Pietro lo immaginava, cioè il Messia potente,
forte, valoroso, che come Davide avrebbe rifatto il regno di Israele più grande che mai e li avrebbe liberati dalla schiavitù dei Romani. A questo punto Gesù comprende che deve entrare ancora più nello specifico. A questo punto Gesù comprende che il primo e migliore insegnamento non va dato alla folla, ma va dato ai suoi discepoli, agli apostoli che lo seguono. Perciò spiega in che modo lui sarà il Messia, in che modo lui sarà il Cristo atteso dalle genti. Non nella potenza, non nella forza, non nella ricchezza, non nel potere, ma nel servizio, nel dono gratuito della propria vita, nel fare la volontà di Dio di cui è servo, così come il profeta Isaia ci ricorda nella prima lettura di oggi. E chiede anche a loro di imparare ad essere discepoli seguendo questo Cristo, seguendo questo suo modo di intendere l'essere Messia. A questo punto è a Pietro che non tornano più i conti e Pietro allora mette il suo braccio intorno a Gesù, se lo porta in disparte, quasi per compiere un esorcismo, quasi per dirgli: Gesù, non hai parlato tu, sono certo che dentro di te ha parlato un Satan, ha parlato il demonio, tu hai detto questa cosa ma non è quella vera. E Gesù invece a sua volta fa un controesorcismo su Pietro e gli dice: no Pietro, io ho parlato bene, sei tu che non hai capito, sei tu che non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, sei tu che ragioni con la logica del mondo che è una logica spesso demoniaca. Tu devi cambiare la tua idea, non io. E come fa Gesù a far cambiare a Pietro la sua idea? Torna dietro di me, ricomincia a seguirmi, non pensare di dettare a Dio il modo di fare Dio, non pensare di essere in grado di insegnare a me come si fa il Messia. Tu limitati a fare il discepolo, tu ascolta quello che ti viene detto e seguimi sulla strada che ogni giorno ti indicherò. E allora, dopo aver svelato la sua identità, ecco che Gesù svela anche l'identità del discepolo, svela l'identità di coloro che vogliono seguire Gesù il Maestro e Signore. Voi dovete essere persone che ascoltano. La prima caratteristica del discepolo, fratelli e sorelle, è ascoltare il Signore che ci parla. Poi la seconda caratteristica è rinnegare se stessi, non pensare se stessi come il centro dell'universo, non pensare se stessi come tutto orientato a sé, persone, cose, situazioni, non pensare se stessi tutto per proprio vantaggio, ma pensare se stessi nella logica del dono, nella logica del servizio, nella logica del prendere la croce ogni giorno. Non perché a Gesù piace che noi soffriamo, ma perché la croce è l'atto d'amore più grande che Gesù ha compiuto per noi. Donando la sua vita lì, sulla croce, ha permesso a ciascuno di noi di tornare alla vita, quella vera, quella eterna, quella che non finisce mai. E poi, solo poi, possiamo seguire il Signore sulla strada della nostra vita. Ecco, riconosciamo questo insegnamento di Gesù. Riconosciamolo in questo luogo estremamente laico, perché in un luogo estremamente laico Gesù ha dato questa rivelazione e noi, discepoli di oggi, non lasciamoci prendere alla sprovvista, in controtempo, da quello che il Signore Gesù ci sta dicendo. Accogliamo il suo messaggio nell'ascolto, accettiamo di giocare la nostra vita sull'amore, accettiamo di prendere la nostra croce, la disponibilità al servizio, alla gratuità, al metterci in gioco a vantaggio degli altri e seguiamolo quotidianamente, nella concretezza della nostra vita, non essendo soltanto cristiani con le parole, ma essendo cristiani con la testimonianza della nostra vita, come San Giacomo ci ricorda nella seconda lettura.